Un sabato il Signore Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: "Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?" Gesù rispose loro: "Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti." E diceva loro: "Il figlio dell'uomo è signore del sabato." Oggi e domani ascolteremo due diatribe sul sabato. Sono Vangeli che a noi dicono poco e niente, perché non siamo in quel contesto di fede. E tuttavia vale la pena che ci concentriamo per capire perché la parola di Dio, che è eterna, parla anche a noi. In realtà questa diatriba sul sabato, che a noi, come ho detto, dice poco e niente, porta un problema importante, è quello legato alla domanda: ma che valore diamo ai precetti? La risposta è molto semplice. Oggi non diamo nessun valore ai precetti della fede. Pensiamo allo stesso precetto domenicale, quello che, tra virgolette, ci obbliga ad andare a messa ogni domenica. Non è certo uno dei precetti più seguito, anzi, quasi nessuno ormai vive più la domenica in questo senso, e per un verso è un bene. Ma siamo sicuri che non stiamo smantellando tutte le cose della fede? Questo Vangelo ha proprio questo scopo. Lo scopo di farci capire che alcune norme, alcune regole sono necessarie alla vita di fede. Soprattutto sarebbe necessaria una regola di vita. Che valore dai ai precetti? Non solo a quelli della fede, perché tante volte ci costruiamo dei precetti laici a cui teniamo più di ogni altra cosa. Quali sono i precetti a cui tu vuoi obbedire?